Oggi qui a Milano nella sessione di apertura del congresso annuale della Società Italiana di Immunologia e Allergologia Pediatrica è stato presentato un documento molto importante, il primo position paper sull'aerosol terapia in età pediatrica realizzato da Federasma e Allergie Onlus in collaborazione con tre società scientifiche la SIAIP, l'Accademia Italiana di Renologia e la Società Italiana di Malattie Respiratorie Infantili. Noi ne parliamo con il presidente della SIAIP, il professor Gianluigi Marseglia. Perché è così importante la terapia in età pediatrica dal suo punto di vista di allergologo e immunologo pediatra? Eh, allora, non è solo un problema di pediatra allergologo o pediatra immunologo, ma è un problema pediatrico. Cioè, per noi pediatri, io sono un pediatra prima di tutto, eh, la possibilità di utilizzare la terapia aerosolica è un presidio essenziale nella pratica quotidiana. La patologia respiratoria, come tutti sappiamo, costituiscono la gran parte della patologia non solo nel periodo invernale dove prevale nettamente ma anche nel corso del, dell'anno diciamo, e può interessare le alte vie, le medie vie, le basse vie aeree. Quindi conoscere le basi fisiopatologiche dell'ariosolterapia a seconda della zona dell'apparato respiratorio che noi vogliamo andare a, eh, diciamo, a gestire, a curare nel modo più puntuale e mirato è la base essenziale per la pratica quotidiana di ogni pediatra. Quali sono i vantaggi di questa modalità di somministrazione dei farmaci? La cosa è molto semplice. E se, prima di tutto, eh, se io ho un'infiammazione in un una determinata zona, io vado a gestire quella zona specifica con un grande risparmio di farmaci, perché ovviamente il farmaco viene localizzato, viene sparato specificamente in questa zona, la zona che io voglio interessare, per esempio, il naso seni paranasali, piuttosto che la laringe o le basse vie aeree, con un risparmio soprattutto in termini di effetti collaterali potenziali che qualsiasi farmaco somministrato per via orale o per via iniettiva, poi diciamo, comporta dovendo fare un giro all'interno del sangue per arrivare a colpire la stessa zona che io ho colpito con la c'è anche un vantaggio a livello di facilità di assunzione del farmaco con questa modalità? Assolutamente, perché prima di tutto chi fa il pediatra sa benissimo che il, il problema principale della gestione dei bambini è la compliance alla terapia. Quindi, fare diciamo, assumere per via orale qualsiasi tipo di farmaco, beh, non, voglio dire, è, ovvio, è fin troppo ovvio che per via iniettiva il problema si complica, e fare assumere, come dicevo, un farmaco per eh, diciamo, le vie. Orale o iniettivo è un grosso problema è di compliance alla terapia. La possibilità di erogare un farmaco direttamente è estremamente favorevole. La, ci sono degli studi che dimostrano come la compliance alla terapia da parte dei bambini con l'aerosol terapia sia orientata alle vie nasali che alle vie basse respiratorie è estremamente elevata. I bambini la gradiscono particolarmente e eh, otteniamo, quindi in questo modo riusciamo a ottenere un duplice risultato. Effetto clinico ed effetto compliance, che per noi pediatri è essenziale nella gestione di qualsiasi patologia del bambino. Perché la CIAIP, di cui lei è il presidente, ha deciso di sostenere questo progetto di questo position paper che avete presentato oggi? Allora il. Diciamo, noi per noi che facciamo parte di una società scientifica che si occupa di malattie allergiche e immunologiche nel bambino nel corso dell'età evolutiva, analogamente ad altre società scientifiche di questo settore, per noi uno dei nostri compiti essenziali è quello di fare cultura, fare cultura a tutti i livelli, sia fare cultura nelle famiglie, fare cultura. Eh, con i colleghi, fare cultura con i colleghi a tutti, a tutti i livelli, con la, la, diciamo, le colleghe anche infermieristiche e fare cultura portando a conoscenza di tutti, come dicevo, sia le famiglie sia i colleghi medici e comunque operatori del settore, tutte le novità e gli aspetti scientifici più. Eh, Specifici e più a, a update, come si suol dire, più all'avanguardia, gli ultimi usciti su tutte le metodologie che riguardano la gestione delle malattie allergiche e respiratorie. Mancava questo aspetto, mancava, c'era un vuoto, c'era un, proprio uno un iato di alcuni anni in questo settore. In questi ultimi anni sono state realizzate nuove apparecchiature che. Eh, forniscono dei risultati estremamente favorevoli in termini di ottimizzazione della terapia, in termini di ottenimento di eh, particelle eh, da parte dell'areosolizzato, da parte di queste apparecchiature del farmaco che noi eh, aerosolizziamo, estremamente efficace, che ci consentono di gestire tutte le zone dell'apparato respiratorio a seconda della patologia che il bambino che noi abbiamo di fronte soffre. Ecco, infine, nel documento si parla anche di nebulizzazione che rimane un tema di grossa attualità. Perché? Nebulizzare significa creare nebbia. La neb nebula in latino significa nebbia. E il nostro obiettivo è proprio quello di fare la nebbia. È cioè, una cosa bellissima questo perché la nebbia non dà fastidio, è come una sensazione, la nebbia. Una sensazione di umido che perviene, come quando tu cammini una mattina durante l'inverno in una zona nebbiosa, senti questa sensazione sulla pelle di umido. Questa è la nebula, no? questa è la nebbia. La possibilità di nebulizzare, quindi rendere particelle estremamente fini, aumenta la possibilità di penetrazione all'interno delle vie respiratorie più fini da un lato e nello stesso tempo consente di ottimizzare ulteriormente, proprio perché non esiste l'impatto con il farmaco, di ottimizzare la compliance sì, da parte del bambino e da parte della famiglia.